Ebbene, Zelensky che vola fino agli Stati Uniti d'America va da Biden, si promettono entrambi fiducia, Biden promette missili Patriot, non è la parola pace quella che si fa strada e si staglia all'orizzonte, insomma di questo conflitto in Ucraina non è certo la parola pace e paradossalmente non c'è pace, ma dei sensi per il governo italiano perché la manovra finanziaria che doveva andare abbastanza liscia, sta creando molti problemi nella lotta interna al centrodestra, molti problemi sugli emendamenti, anche un macro errore, insomma, da molti milioni di euro che ha fatto arrabbiare, per così dire, il ministro dell'economia Giorgetti in commissione bilancio, un emendamento approvato per l'appunto, insomma, senza copertura finanziaria e tante altre notizie che succedono in Toscana, assieme agli spettri che sempre cerchiamo di scandagliare qui, in questa rassegna stampa ragionata che tiene il filo delle cose che succedono in Toscana e le collega a quelle che succedono fuori dalla Toscana. È per questo che sono felicissimo questa mattina di potervi portare la testimonianza di una persona, una collega che ha scritto un libro importante su una di queste figure fantasmagoriche, la cui morte fisica non coincide con quella culturale. In particolare sto parlando del Duce, e la collega è Sara Lucaroni. Con lei approfondiremo alcuni temi che riguardano questo. Lo facciamo qui, oggi, a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni. Creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it. Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto, la rassegna stampa ragionata di TV Prato che va in onda tutte le mattine alle 7.30 e che potete riascoltare anche su Spotify, oltre che vederla tutti i giorni sul 75, anche in replica dopo questa edizione appunto che va in diretta. Ebbene, vi ho già detto di quali sono i temi principali del giorno, ma andiamoli a affrontare guardando le prime pagine dei giornali quotidiani, come facciamo ogni giorno. Campeggia sul Corriere della Sera la foto di Zelensky assieme al presidente americano Biden, appunto vola a Washington. Biden dice siamo con voi, ora vogliamo una pace giusta. Zelensky vola appunto. Il presidente ucraino regala a Biden la medaglia di capitano, di un capitano del suo esercito che combatte in prima linea. Questo è il gesto simbolico. Già che ci siamo, vediamo anche come affronta il Corriere altre notizie importanti che vi volevo segnalare. La prima è quella sul bilancio, perché vi ho detto che la pace, insomma, quella vera è difficile da trovare nel conflitto, ma anche quella che riguarda la fine della manovra finanziaria è complessa, in particolare il racconto di Tommaso Labate è molto molto godibile quest'oggi. Vi leggo qualche riga da questo articolo chiamato Occhiaie, lasagne e liti da saloon, le notti in bianco sugli articoli. Ovviamente si fa riferimento agli articoli della manovra. Sempre sia lodata, appunto, esclama qualcuno. Si sente urlare alle 4 del mattino dal fondo della sala, dove la schiera di poltroncine rosse con braccioli rigidissimi è stata trasformata in una specie di dormitorio, l'ultimo rifugio dei parlamentari che si danno il cambio per schiacciare un pisolino, mentre a pochi metri da loro l'esame della legge di bilancio va avanti. Sempre risponde un'altra voce dal centro della scena, sigillando idealmente l'approvazione dell'articolo che contiene il finanziamento dei 500.000 euro alla Confraternita della Misericordia. 24 ore prima, sempre verso le 4 del mattino, qualche deputato aveva acceso il proprio microfono e l'aveva abbassato fino a farlo arrivare all'altezza dell'altoparlante dello smartphone, con il risultato di sparare a tutto volume Eye of the Tiger. Ricorderete il pezzo rock dei Survivor, no? Un pezzo, insomma, ci racconta Labate, ci restituisce questa atmosfera, diciamo, quasi giocosa in un momento difficile. Anche un'altra notizia che voglio segnalarvi dal Corriere, sempre all'interno delle pagine, pagina 21, Asib fu tortura, notizia molto importante, c'è l'arresto di un poliziotto, ricorderete la vicenda del disabile che a Roma si lanciò dalla finestra per sfuggire alle violenze. Il GIP parla di spedizione punitiva, ovviamente il GIP è il giudice per le indagini
indagini preliminari che, avendo diciamo così, osservato le indagini dei pubblici ministeri, ha indagato 5 persone e ha arrestato appunto quest'uomo. Purtroppo qua c'è sempre pagina 21 un estratto di Giovanni Bianconi, una firma importante della giudiziaria, che racconta come gli schiaffi, le mani legate e le minacce siano poi sfociate in quella frase: che ti frega se muore. È un virgolettato, purtroppo è un racconto dell'agente pentito che dice di aver provato a far smettere il collega. Veramente terribile, davvero, insomma, anche solo poterlo leggere. E ancora andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Volevo mostrarvi a questo punto quella della Repubblica, prima di passare velocemente alle altre notizie. Biden, Zelensky, lotta per una pace giusta. Ovviamente c'è la foto di rito davanti al camino a Washington, della stretta di mano fra i due leader, ma il titolo principale è anche un titolo ironico, prende a spunto diciamo così il filone del manifesto, diciamo così, la Repubblica quest'oggi, almeno per un giorno, lo prende a prestito, perché parla di manovra maldestra. Ovviamente c'è un gioco di parole nel quale si iscrive tutto quello che sta succedendo, in particolare il fatto che la maggioranza voti per errore un emendamento da 450 milioni, ben inteso, di euro, senza copertura. Il testo torna in commissione e, in particolare, volevo anche farvi vedere questo diciamo così qui pro quo che è stato ieri battezzato anche con una certa difficoltà dal Ministro dell'Economia, l'inciampo del governo. Vi leggo qui appunto l'articolo del collega sulla finanziaria: prende forma in un emendamento che non doveva essere neppure votato dalla Commissione Bilancio alla Camera. La proposta di modifica del PD, che stanzia 450 milioni di euro per i comuni, riceve invece il via libera dei deputati durante la lunga e tormentata seduta notturna tra martedì e mercoledì, quella che appunto prima Tommaso Labate raccontava sull'altro giornale che stavamo leggendo, solo che le coperture non ci sono mai state e quindi quei fondi non arriveranno mai agli enti locali. Per tutto il giorno a Montecitorio si rincorrono le voci sulla manina che ha inserito l'emendamento nel fascicolo. Secondo il PD è stato un deputato di Fratelli d'Italia, questo è interessante, a generare il cortocircuito leggendo male il numero della modifica che ha chiesto di sottoporre al voto. Insomma, neanche considerare che molti di coloro che sono arrivati, specie alla Camera dei Deputati, specie di Fratelli d'Italia, che ha avuto una crescita così grande, e magari fra poco con la collega ne parliamo, hanno anche dei problemi, dei limiti tecnici, dei limiti diciamo così di anche caratteristiche che riguardano l'azione all'interno delle istituzioni, perché insomma anche questo, come tutti sapete, è un aspetto importante. Renzi però parla di, lo citiamo, marchette da fare impallidire la Prima Repubblica, ed è ancora scontro sul bonus 18enni. Sapete che Meloni ha voluto rivederlo collegandolo maggiormente al reddito e al merito. Ieri abbiamo spiegato che i 500 euro andranno solo a coloro che o prendono 100, quindi il massimo voto alla maturità, oppure hanno un reddito, un ISEE molto basso familiare, sotto i 25.000 euro, se non ricordo male. Ancora una notizia importante appunto che riguarda il nostro paese, il fatto che ci sia il bonus psicologo, ma restiamo sulla manovra, per pochi genitori senza smart working, appunto. Una cosa molto interessante che approfondiscono Rosaria Amato e Flavio Bini: la manovra arriva oggi in aula, domani la fiducia e poi l'approvazione definitiva. Questi sono i tempi, almeno stimati stamattina. Il grosso delle risorse è destinato a calmierare le bollette. Confermate le misure sulla flat tax, sul POS tornano le multe, ma partirà un tavolo con le banche per abbassare i costi, e per fortuna, diciamo, almeno su questo. E se non dovesse avere successo, scatterà una tassa sulle transazioni. Interessante anche questo approfondimento dopo tutta la querela che c'è stata nei giorni scorsi. Forse però ci sono problemi ben più gravi proprio sul comportamento della destra, e in continuità con un libro che consiglio a tutti coloro che ascoltano questa trasmissione o la guardano. Tra poco ne parliamo con l'autrice. Volevo però interrogare la collega che adesso insomma chiamerò in causa, una collega retina di cui sono molto felice che sia presente davvero oggi per parlare con noi di alcuni aspetti, e perché voglio collegarmi proprio ai giornali prima di tutto con lei. Intanto la saluto, Sara Lucaroni, buongiorno, mi sente?
sentiti, santo, buongiorno, buongiorno a tutti. Perfetto, mi senti, è vero, anche io devo adeguarmi, tra colleghi ci si dà del tu, buongiorno a tutti e grazie di essere con noi Sara. Innanzitutto ti chiedo subito questo, poi magari capiranno anche i nostri telespettatori un po' meglio perché mi collego subito a questo, ma ti chiedo che impressione hai di come agisce, come sta agendo in queste sue prime settimane il governo. Anticipo il fatto che il tema del tuo libro evoca uno degli spettri anche, no? Della destra che fu, ma tra poco ti chiederò anche se della destra che è, però intanto ti chiedo proprio questa cosa a freddo, un po' una domanda facile, che impressione ti sta dando il governo? Ma mi sembra un governo un po' frettoloso, che fa, come dire, un po' raffazzonate, lo stiamo vedendo appunto anche in queste ore con l'inserimento nella manovra, insomma, di questo emendamento per quanto riguarda i comuni, ma senza copertura. Hai raccontato adesso, leggendo appunto la rassegna stampa, insomma, anche un retroscena abbastanza inquietante. Insomma, nella manovra stessa, in generale, prendo questa come esempio, è la notizia di queste ore, ci vedo una serie di elementi come al solito identitari, ma non si fa nulla, diciamo, per i bisogni reali del paese. Penso ad esempio alla questione del caro bollette, non ci sono manovre, non ci sono scelte forti, insomma. Sì. Trovo anche inquietante, insomma, la scelta di eliminare il bonus cultura per i diciottenni. Torno ancora una volta all'elemento del merito. Ci sono due nuovi criteri, insomma, se verrà approvata, il merito e l'ISE molto basso. Era vero magari che aveva bisogno di qualche aggiustamento, indubbiamente, perché c'è stato qualcuno che effettivamente si è approfittato, però torna sempre questo elemento, è come se si volessero svantaggiare i poveri in qualche modo, è un governo contro i poveri. Un altro elemento identitario che noto è ad esempio per quanto riguarda la riforma degli aggiustamenti, insomma, per quanto riguardano le pensioni, l'opzione donna. Sono tutti elementi identitari. Che forse diceva giustamente la nostra collega, non so se mi senti, ma la nostra collega che abbiamo avuto qua qualche giorno fa, Giulia Ghizzani, dice che sarebbe meglio chiamarla opzione mamma per come l'hanno strutturata. Sì, esatto. Sono tutti elementi che ci dicono, ecco, chi sono, come dire, i padri nobili di questa destra. Tu prima facevi riferimento, insomma, al mio libro, un personaggio che proietta una lunga ombra che ancora non si è dissolta nel nostro paese. Ecco, diciamolo, ti interrompo per fare vedere la copertina di un libro che parla di tutto questo. Adesso, anzi, ti interrogo su questo, se posso, Sara, perché sempre lui. È un libro vero, non una serie di interviste come si potrebbe pensare, perché ci sono anche molti interventi, ma in realtà è il racconto di questa giornalista, Sara Lucaroni, che state sentendo, ma che avrete potuto conoscere anche, insomma, per tante inchieste che ha fatto in passato. Probabilmente la più famosa a livello mediatico è stata quella del 2018 sul traffico di organi, ma Sara ha lavorato in tanti scenari importanti internazionali, dall'Iraq alla Siria, e dimmi quando sbaglio, Sara, ovviamente. Però ecco, quello che volevo dire, non solo lo ha fatto ma ha ricevuto anche numerosi premi, ma si è concentrata in questi ultimi mesi su una cosa molto interessante, che io quando ho letto il libro mi è venuto finalmente in mente di che cosa significasse il detto del fatto che l'Italia non fa mai i conti con la propria storia. Ecco, in questo percorso, Sara, un percorso personale, fa i conti con la propria storia, la storia dell'Italia, ma soprattutto con la storia e con la figura del Duce, che non muore mai, Sara, giusto? No, assolutamente. Il libro nasce da una grande domanda: per quale motivo a distanza di 80 anni ancora si ripetono pari, come si dice, proprio gli slogan che erano tipici del ventennio? Mussolini ha fatto cose buone, i treni arrivavano in orario, ancora si sente dire. Mussolini voleva bene agli italiani, ha inventato le pensioni, insomma tutta una serie di slogan e luoghi comuni che sono sempre identici a se stessi. E noi ci siamo chiesti, ma per quale motivo? Possibile che non sia passata la storia in mezzo? Da 80 anni ad adesso, che cosa è accaduto? Perché ancora resistono? L'idea di fondo è che quando il presidente
presente non piace, quando il futuro fa paura. Si guarda talvolta al passato, e anche se è un passato terribile, è un qualcosa che rassicura. E quindi si cede, come dire, alla propaganda, a quello che ci è stato raccontato in maniera deviata. E qui entra in gioco magari la famiglia, entra in gioco la scuola. A scuola, ad esempio, mi raccontano tanti ragazzi, ma io stessa l'ho vissuto, e persone anche che non sono della mia generazione, perché l'hanno preceduta, non fanno che raccontare che, come dire, i fatti della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, e l'epoca del fascismo, il ventennio, non sono stati poi trattati in maniera così approfondita. Talvolta c'erano insegnanti, insomma, che raccontavano, come dire, una versione. Quindi i problemi sono tanti, più gli italiani ce l'hanno anche come caratteristica, come dire, non si guardano allo specchio, se anche fanno degli errori, vanno avanti, voltano pagina o cambiano definitivamente libro, come si suol dire, ma non fanno i conti con se stessi. Certo, questo è uno dei 10 motivi per leggerlo, poi ce ne sono tanti altri, adesso magari li passiamo in rassegna molto velocemente. Innanzitutto ti volevo chiedere chi hai coinvolto in questo ragionamento, lo faccio dire a te, hai a un certo punto anche interrogato alcune personalità che avevano qualcosa da dire rispetto al tuo percorso che fai, no, di scoperta di tutto questo. Sì, assolutamente, è un libro che nasce anche da un sacco di dubbi che io personalmente avevo, appunto, sugli italiani, sulla nostra storia, sul perché tutta una serie di fatti sono stati, come dire, messi un po' sotto il tappeto, talvolta sottaciuti o non spiegati bene, insomma. E io questi dubbi li ho rivolti a 14 intellettuali, storici, saggisti, che si sono occupati in qualche modo di questo tema. Si parla di destra e di sinistra, naturalmente, insomma, è stato certo un lavoro assolutamente bipartisan. E il libro, come tu spiegavi, non è una raccolta di interviste e tutt'altro, sono i miei dubbi, i miei ragionamenti affidati appunto a questi 14 intellettuali. Si parla ad esempio di Luciano Canfora, di Tommaso Montanari, di Mughini, di Paolo Mieli, di Giordano Bruno Guerri, Chiara Saraceno, insomma sono 14 grandi della nostra cultura e del nostro mondo accademico che rispondono appunto a una serie di dubbi. Però su perché gli italiani in qualche modo amano, se non Mussolini, perlomeno il suo fantasma. Esatto, guarda, ti voglio chiedere ancora una cosa su questo, intanto grazie per averlo descritto così velocemente, i tempi televisivi a volte non aiutano, insomma anche l'approfondimento di questo tipo, e in realtà è veramente prezioso il percorso che Sara fa attraverso i suoi dubbi. Sara, ti posso chiedere una cortesia, so che sei di fretta, ma stai con noi altri 5 minuti dopo la pubblicità, ci stai? Grazie, grazie mille, allora lancio lo spot a questo punto e poi ancora con Sara Lucaroni per continuare a commentare qualche altro minuto. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Restaurare il tuo condominio o sostituire la caldaia? È semplice. Montebianco Costruzioni. Montebianco Costruzioni applica direttamente in fattura il bonus facciata e il bonus caldaia. Per un preventivo gratuito contatta Montebianco Costruzioni a Montemurlo. Montebiancocostruzioni.com. Offerta valida per i condomini. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Studi medici e Aesthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56.
Nuovi servizi. Gastroscopia da 115 euro. Colonscopia da 145 euro. TAC da 110 euro. Mammografia da 80 euro. Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro. Macchinari all'avanguardia. Massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa. Convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care. Ogni giorno al tuo fianco. Prato Allarme. Siamo da 30 anni al vostro servizio. Presenti su tutto il territorio. E reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato Allarme. Sicuro. E meglio. Siamo a Prato, in via Curtatore 16. Telefono 0574 25965. Ancora buongiorno, bentornati. Prima di tutto, questa è solitamente la parte che dedichiamo all'approfondimento, ma appunto avendo avuto la fortuna oggi di avere una collega con la quale volevamo discutere più cose, l'abbiamo anticipata e quindi l'abbiamo ancora in collegamento con noi, Sara Lucaroni, però questo insomma mi dà l'assist anche per ringraziare i tecnici come sempre che rendono possibile tutto questo, in regia Renato Tinti oggi e qui in studio Noemi Ester Romani. Sara, ti ricoinvolgo subito, innanzitutto diciamo che tu hai frequentato gli scenari internazionali ma sei aretina, sei insomma collegata da Arezzo, ecco ti chiedo subito qualcosa che riguarda questo, poi torniamo un attimo diciamo anche sul tuo libro. In Toscana, che è considerata da sempre una regione rossa, c'è anche qui questo nuovo vento della destra alle elezioni politiche, Fratelli d'Italia è diventata almeno al Senato, se non ho insomma guardato male i risultati, il primo partito. Che cos'è questa destra che vince? È una destra che somiglia in qualche modo a una destra del passato oppure è una suggestione? No, assolutamente, non si possono fare sovrapposizioni, questo lo escludo assolutamente. Beh, una destra conservatrice che guarda al passato, che piace perché secondo me dà un senso di praticità diverso rispetto a quello che è stata la sinistra. Mi permetto di dire negli ultimi 20-30 anni, io credo sia l'aspetto che più conquista le persone, questa sorta di decisionismo, questo dobbiamo fare. È un fare, diciamo, che ha delle caratteristiche particolari, insomma, lo stiamo vedendo appunto nella manovra, con questi elementi identitari che però non risolvono concretamente, non hanno ricette che risolvono concretamente i problemi del paese. È un po' il motivo per il quale anche molti ragazzi si avvicinano, sono comunque affascinati a movimenti in questo caso di estrema destra, e da noi in Toscana, specialmente a Firenze, in altre città, insomma, sono ahimè purtroppo abbastanza forti. È proprio quell'aspetto lì, quel creare una sorta di appartenenza, un'appartenenza sbagliata, che unisce questi ragazzi, li fa sentire parte appunto di un gruppo, un'appartenenza non inclusiva ma escludente, che esclude appunto il diverso e che talvolta si trasforma in violenza. C'è qualcuno, Sara, secondo te, nella scena politica italiana che strumentalizza la figura del Duce ancora oggi? Però ci sono degli elementi, insomma, quel senso, io credo sia sostanzialmente quel decisionismo e quella dimensione pratica che fa la differenza, evidentemente. No, ti volevo chiedere se secondo te c'è qualcuno nella scena politica italiana che strumentalizza la figura del Duce al giorno d'oggi, oppure, come dire, no, la va a ricercare in alcuni suoi ambiti, c'è qualche erede della sua, diciamo, del suo modo di essere, lo vedi nella politica italiana? Ma guarda, nei partiti attualmente al governo e in maggioranza, insomma, ci sono diversi personaggi che, come dire, si divertono molto a fare del folklore, tra virgolette. Un altro problema nel nostro paese è che spesso l'apologia del fascismo viene appunto camuffata da opinione oppure da mero folklore a cui non si deve prestare attenzione. Però insomma, ti dico, in questi giorni nella classifica di Amazon trionfa la vendita del calendario di Mussolini. Davvero? Come dicevamo, dei politici che siedono appunto negli scranni del Parlamento, che non nascondono che collezionano busti di Mussolini, non faccio nomi. Insomma, è un padre nobile che non si
vuota che non si nasconde più di tanto, merito anche di uno sdoganamento che risale ormai all'inizio degli anni 90, non ci si vergogna più e non si nasconde più. A cui nessuno toglie i titoli della nobiltà, no? De facto, lo capisco perfettamente, continua ad essere nobile questo padre, però ho visto che hai messo bene anche il tuo libro, Sara, nelle classifiche di Amazon, quindi diciamo che una speranza c'è, no? Di voler, non tanto perché la gente magari vuole capire, no? Quindi speriamo bene e comunque incoraggio le persone a comprarlo. Senti Sara, l'ultima domanda, ti manca fare la reporter internazionale, vedere insomma questo viaggio che fai, che ci porti a fare in questo libro, è un viaggio nel tempo e nella cultura italiana, ma tu sei abituata anche a muoverti geograficamente in spazi alternativi anche all'Europa, quindi insomma ti chiedo se ti manca fare la reporter in scenari insomma complessi e lontani. Beh sì, devo dire che mi manca, io mi occupo di scenari medio orientali in modo particolare, Siria, Iraq e anche Turchia, devo dire. In questo periodo, tranne forse la Turchia, insomma, che è protagonista di una serie di attacchi sul confine siriano contro i curdi del Rojava, insomma, come ben sapete, diciamo che in questo momento, ecco, sono scenari non notiziabili, come si dice in gergo giornalistico. Certo. Veramente le pagine degli esteri sono occupate dalla questione ucraina e non bisogna mai dimenticare però, questo lo dico insomma spezzando una lancia a mio favore, a favore appunto di chi si occupa di geopolitica e di esteri, che in realtà tutti i conflitti nel mondo sono assolutamente collegati tra sé. Quello che è accaduto in Ucraina è accaduto in Siria con le stesse modalità e le stesse caratteristiche. L'assedio delle città, parlo di Aleppo ma anche di Homs in Siria dal 2015 in avanti, è identico a quello che stiamo osservando in questi mesi. Peraltro era ieri, credo, il 300° giorno di guerra in Ucraina, lo stiamo osservando appunto in quella zona. Certo. Quindi in realtà tutti i conflitti sono collegati e questo forse è un fatto, un elemento che a noi italiani manca sempre. Sì. Ci concentriamo su una zona geografica quando in realtà poi i protagonisti, le azioni e le scelte sono tutte connesse. Bisognerebbe conoscere di più la geopolitica. Esattamente, bisognerebbe conoscerla di più, accogliamo insomma questo invito, questa raccomandazione e diciamo anche che uno di questi giorni, magari proprio qui in questa trasmissione, parleremo dei criteri di notiziabilità, così almeno capite di cosa stiamo parlando rispetto a tutto questo. Sara, grazie davvero di essere stata con noi, facciamo vedere ancora una volta la copertina di Sempre Lui, che è il libro che in questo momento insomma ecco potete trovare, perché Mussolini non muore mai, avete capito che lo spunto e l'indagine di Sara ha dei dubbi sani che vi possono condurre, insomma fatevelo dire da chi l'ha letto, anche di un percorso proprio mentre lo affrontate. Grazie davvero Sara di essere stata con noi. Grazie, ciao a tutti. Ciao, a presto. E davvero insomma ringraziamo Sara Lucheroni di averci fatto questo regalo questa mattina, insomma di aver passato qualche minuto con noi. Non posso esimermi in questa diciamo così anche diversa distribuzione della mattinata lì, prima di tutto da leggere comunque però le notizie locali alle quali non avevamo avuto accesso ancora, in particolare partiamo dal Corriere Fiorentino come facciamo ogni giorno assieme insomma a Repubblica Firenze per poi scendere su Tirreno e Nazione. Lo facciamo appunto in questo viaggio che dalla Toscana si chiude ad imbuto nel posto dal quale trasmettiamo ogni giorno. Ebbene, maggio, sciopero contro Pereira, vedrete che questo è anche il titolo della Repubblica, i giornali fiorentini sono particolarmente, con sede a Firenze, sono particolarmente legati ovviamente al maggio musicale, ma la notizia è importante, qua ce la racconta Edoardo Semola, che tra l'altro abbiamo avuto ospite anche qui, CGL e CISL appunto del maggio hanno proclamato 3 giorni di sciopero contro la gestione Pereira della crisi in cui vive il teatro fiorentino. Sono a rischio per la prima del Don Carlo del 27 dicembre, appunto, scusate, la prima del Don Carlo del 27 dicembre e la replica del 30, il concerto di fine anno, insomma Pereira si difende solo alzando la qualità, si affrontano i problemi, ma vi voglio, devo dire la verità, anche far capire di cosa si sta parlando e avevo scelto per questo un articolo proprio di Edoardo Semola che racconta l'anno nero del soprintendente del maggio musicale. Leggiamo qualche riga. Non un attimo di pace per Alexander Pereira, il 2022, scrive Semola,
Imola è stato l'annus horribilis per il super manager viennese sceso da Milano per riportare lustro al maggio a suon di super produzioni e mettesse Imola fra le parentesi anche super spese. Una contestazione dietro l'altra e un rapporto con il sindaco Nardella che, dopo averlo voluto, appoggiato e avergli fatto da scudo lungo, inizia forse a mostrare qualche crepa il 2022. Comincia in salita. Il 22 gennaio in conferenza stampa Pereira e Nardella litigano sulla data di conclusione del cantiere della sala principale. Non è questo il luogo, è una conferenza stampa, non una riunione di lavoro, sarà la frase di Nardella che spezza l'armonia. Il sindaco lascia la conferenza visibilmente arrabbiato. A febbraio si apre il dibattito sull'elevato prezzo dei biglietti. Insomma, da qui in poi tutta la serie che potrete leggere sul Corriere Fiorentino di veramente anche problemi che ha avuto Pereira rispetto a tutto quanto avvenuto in questo anno, ed è simpatico, interessante, comunque anche ben raccontato in questo articolo che ci dice di che cosa sta succedendo in quel punto. Ancora andiamo avanti con il Corriere Fiorentino. Imposta di soggiorno fino a 10 euro, via libera all'emendamento, una notizia che ci racconta di come praticamente possa esserci a Firenze un'imposta di soggiorno, che tutti chiamano tassa di soggiorno impropriamente, fino a 10 euro. Attenzione, è un emendamento che arriva nella manovra finanziaria del governo, ma è un emendamento proposto dalla sinistra. E da chi? Da il sindaco, ex sindaco scusate, di Rimini Gnassi del PD e dal ex assessore della giunta comunale Federico Gianassi, sono entrambi deputati, quindi giunta comunale di Firenze, Palazzo Vecchio, e capirete bene che impatta direttamente su Firenze e Rimini. In particolare è un emendamento che sostiene che le città che hanno un turismo 20 volte superiore come numeri ai numeri di residenza della città possano mettere tasse fino a 10 euro. Insomma, capite? Poi è bello perché oggi Rimini e Firenze restano unite anche in un altro settore che adesso andiamo a vedere immediatamente, ovvero quello del Tour de France, perché la prima tappa del Tour de France del 2024, l'annuncio di ieri, partirà proprio da Firenze e la prima tappa appunto finirà proprio a Rimini, quindi Firenze e la Romagna collegate in questo racconto di oggi. Avete visto, non vi sarà sfuggito anche la foto sul Corriere Fiorentino, ma anche sugli altri giornali, di Alberto Asor Rosa, che è morto ieri a Roma, studioso di fama, intellettuale di formazione marxista da sempre, impegnato nella dialettica tra cultura e potere. Ovviamente la Toscana Felix e Infelix di Asor Rosa è descritta qui da Lancisi, ma anche Repubblica ne parla appunto con questo articolo di Fulvio Paloscia, nella Toscana da difendere di Asor Rosa. Amò così tanto Boccaccio da dedicare nel 90 un radio colossal al Decamerone. Quindi qua si parla della scomparsa dell'intellettuale, di tutte le battaglie soprattutto per l'ambiente in Maremma e Val d'Orcia che l'intellettuale ha combattuto con questo suo nome palindromo Asor Rosa, quindi che anche letto al contrario ovviamente ha la stessa dizione. Ancora avanti per concludere con le prime pagine, in particolare proseguiamo su la Repubblica di Firenze, 3 giorni di sciopero al maggio, vi abbiamo già detto, qua c'è la foto del tour che passa appunto sotto l'Arco di Trionfo, però è chiaro che la foto che avremo nel 2024 sarà molto, molto più suggestiva, perché ci sarà insomma Piazzale Michelangelo alle spalle dei ciclisti. C'è un bentornato a Castrovilli della Fiorentina su Asor Rosa, vi abbiamo già detto, anche leggendo proprio l'articolo, l'incipit dell'articolo di Fulvio Paloscia. E a questo punto possiamo passare ai due giornali che riguardano più propriamente Prato. In particolare vi facciamo vedere il percorso più da vicino che riguarda il Tour de France, prima di passare a tutto il resto. Vedete, come vi avevo già anticipato, la partenza da Firenze è un percorso che risalendo da Pontassieve a Rufina, ancora arrivando sostanzialmente al confine con l'Emilia e passando da Santa Sofia, poi si spinge da San Piero in Bagno a Nova Feltria, arrivando fino sostanzialmente dalla provincia di Pesaro Urbino alla provincia di Rimini, la città appunto sulla costa adriatica. Quindi che bello averti, dice il Tirreno con un articolo di Luca Gasperoni, Tour de France, la prima volta in Italia parte da qui. Andiamo avanti su Prato col Tirreno, sempre
sempre. Ex ospedale, in un padiglione nasce una casa di comunità, al Santo Stefano una nuova palazzina con 120 posti letto. Ovviamente Santo Stefano insomma, è il nuovo ospedale di Prato, come tutti sapete, è un articolo di Martina Trivigno. Qua invece c'è una notizia: non ci sarà nessun rimpasto, ci racconta Alessandro Formichela, sempre al Tirreno di Prato, nel PD Pratese, ma il congresso spariglia le carte. Onestamente non sapevamo noi che ci fosse area di rimpasto, però qua ci sono le due foto in grande di Marco Biagioni, il segretario del Partito Democratico Pratese, e di uno dei componenti della segreteria, Giosuè Prestanti, ma insomma, come dice l'articolo, non ci sarà nessun rimpasto. Invece qui in alto c'è la possibile entrante, però c'è sicuramente un errore dei colleghi, ovviamente involontario, perché qui c'è Marta Logli, che non è certamente la segretaria dei Giovani Democratici, e sua sorella Maria Logli, sono entrambe ovviamente del Partito Democratico, ma c'è stato un errore involontario sulla stampa, è evidente. Ancora appunto, nuova ala per la primaria di Cafaggio, si parla di scuole, e ancora si parla di impianti fotovoltaici per i circoli ARCI. C'è sostanzialmente una sorta di accordo fatto con Extraclima, molto interessante, che vedete anche poi sulla Nazione di Prato. Questa è la prima pagina della Nazione di Prato ed è l'ultima che vi facciamo vedere in conclusione di questa conferenza, questa rassegna stampa di oggi. Ho detto conferenza stampa perché oggi ci sarà la conferenza stampa importante del sindaco di Prato, come insomma di molti altri sindaci della Toscana. Noi qua ce ne occupiamo più propriamente da vicino, la conferenza di fine anno, cioè in molti comuni, nella quale si tracciano i bilanci, ed è anche un modo per capire se le promesse sono state mantenute, soprattutto quali sono le prospettive per un anno, quello che arriva il 2023, molto delicato dal punto di vista del PNRR. Ebbene, palazzino, ospedale, lavori al via, questo è il titolo del Tirreno, scusate, della Nazione di Prato. L'ASL chiarisce il cronoprogramma e nei primi mesi del 2023 la gara per costruire il distretto di San Paolo, articolo di Sara Bessi. Leggiamo anche diciamo, insomma, l'odissea per curarsi, molto complicata, ma la malattia non aspetta, la storia di una pratese di 44 anni che con il cancro al seno attende il referto da un mese addirittura, è costretta a fare esami privatamente al costo di 900 euro, l'istologico sarebbe appunto fermo al laboratorio, tempi fiume anche per gli esami. Purtroppo è una battaglia che ci sentiamo di poter appunto sottolineare, che riguarda moltissime persone ed è veramente la misura della civiltà di un paese, in questo caso di una regione. Sapete benissimo che la sanità è competenza dell'istituzione regionale, di cui la maggior parte del bilancio è dedicato esplicitamente a questo, ma anche dell'organizzazione, con tutte le polemiche che ci sono state sempre in questi anni, in questi decenni rispetto a tutto questo. Spesso si è detto che la Toscana Felix, visto che prima parlavamo di Azur Rosa, risiedesse anche in un modello culturale di gestione della sanità, insomma, confacente ai massimi standard. Lo si è detto anche della Lombardia, lo si è detto delle Marche in passato, insomma del Centro Italia anche. Però si fa difficoltà spesso a riconoscere in questa nomia un'azione all'altezza, come vedete anche oggi sui giornali, di questo appunto, di questo racconto culturale e anche mediatico che è stato fatto nel tempo. Maristella Carbonin, leggiamo qualcosa a questo proposito. Il tempo nella cura dei tumori gioca un ruolo, dice Maristella Carbonin, determinante, ormai lo sappiamo. L'invito alla prevenzione nel caso delle donne a non ignorare l'importanza delle mammografie, ad esempio, è legato proprio al fattore tempo. Prima aggredisci il nemico, più possibilità hai di batterlo. Quasi sempre funziona così, ci dicono gli esperti. Peccato che in qualche caso i tempi della sanità siano un altro fuso orario rispetto a quelli della malattia e anche del buonsenso. Leggete la testimonianza di questa donna pratese che ha scoperto di avere un tumore al seno e che prima ancora che contro il cancro ha dovuto battagliare contro la sanità pubblica, alla fine ha dovuto rivolgersi al privato. Insomma, è abbastanza terribile questa vicenda, ci sono problemi ovunque nella sanità. Calabria ci sono 3 ospedali pubblici e 100 cliniche, sentivo ieri che lo diceva un importante politico della zona. Ecco, ogni regione ha i suoi problemi, ovviamente
insomma, bisogna cercare di risolvere, è un problema molto serio e sono contento che anche i giornali locali se ne occupino prendendolo così sul serio. Appunto, ancora la stazione polizia cinese, qua a pagina 13, Mazzetti, che è la deputata ovviamente di Forza Italia, ha incontrato il ministro Piantedosi, che dice essere attento al caso, e poi vediamo invece infine la foto di Matteo Biffoni che inaugura la scuola appunto primaria Laura Poli a Cafaggio, quartiere a sud della città di Prato, appunto la nuova scuola con i bimbi in festa, l'articolo di Silvia Bini, insomma la panoramica veloce che vi voglio fare sulle pagine interne della Nazione di Prato passa per la palazzina esterna del Santo Stefano. L'ASL appunto dettaglia il cantiere che partirà da febbraio, tanto attesa questa ovviamente palazzina, insomma, che rende anche un po' di merito agli spazi che servono a Prato. Ancora qui la foto del sindaco alla scuola di Cafaggio, in questa istantanea vediamo anche i volti dei bambini, ma soprattutto quello dell'assessore alla scuola Ilaria Santi. E ancora per proseguire nelle pagine della Nazione, questa vicenda di cui abbiamo lungamente parlato, appunto l'odissea di questa pratese di 44 anni e la sua testimonianza riportata da Sara Bessi. Concludiamo le ultime due pagine che voglio farvi vedere rispetto alla Nazione di Prato. Via San Fabiano arriva la svolta, via il degrado si potrà costruire. Questa è veramente una storia incredibile, perché si dovevano costruire 11 appartamenti proprio al culmine del centro storico di Prato, nei pressi di via Pistoiese, insomma in realtà proprio Porta San Fabiano si chiama, se non sbaglio, quella zona, e alla fine di questa via, dove c'è appunto anche il Teatro Borsi, che molti di voi conosceranno nella città di Prato, si devono costruire questi appartamenti che sono rimasti fermi veramente probabilmente un ventennio almeno, e forse Stefano De Biase ci racconta oggi che c'è una svolta in tutto questo. Vediamo se potremo insomma festeggiarla. Publiacqua, rinnoveremo 13 km di condotte, questa è ovviamente la vicenda, e infine quello che vi dicevo, la notizia segnalata anche in taglio basso sul Tirreno, qui è un'apertura, energia pulita in circolo, l'accordo fra Estra e Arci. Qua vedete proprio, se non le vedete ve le descrivo per coloro che ascoltano il podcast, le foto, appunto la foto anzi dei due che hanno interceduto insomma, per l'accordo, Paolo Abati, direttore di Estra, lo vedete sulla destra, e Ilaria Testa, che è la presidentessa di Arci, appunto sulla sinistra, in questa foto di Gianni Attalmi. Bene, questo è tutto, vi abbiamo detto delle notizie internazionali, vi abbiamo detto di quelle nazionali, e vi abbiamo anche orientato rispetto ad un percorso che la collega Sara Lucaroni ha fatto rispetto a una figura fantasmagorica, diciamo così, del nostro passato, che si riverbera anche nel presente, che è quella del duce Benito Mussolini. Sempre lui è il libro che Sara ha scritto, di cui ci ha raccontato, e attraverso il percorso con lei abbiamo anche capito cose in più rispetto a quello che oggi la destra fa, rispetto a quello che oggi la destra in Toscana, e sono contento di averlo approfondito con lei, anche per voi ascoltatori e telespettatori. Non mi resta che dirvi a questo punto, dopo aver fatto anche la rassegna stampa locale, che vi do appuntamento per l'ultima puntata prima delle feste natalizie di Prima di Tutto, e ringraziarvi. Il programma è stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi. Costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it